Fatico ancora ad accettare il fatto che il professor Cavalli non sia più tra noi. Per oltre 50 anni, forse più, la sua figura e il suo lavoro sono stati per tutti noi fonte di ammirazione e soprattutto di ispirazione. Davvero caposcuola, ci ha indirizzato e seguito assiduamente anche da lontano. Soprattutto nelle nostre attività nell'ambito dei due istituti di genetica di Pavia, quello dell'università e quello del CNR, che devono in gran parte a lui la loro esistenza e il loro prestigio internazionale. Grazie a lui, fin dall'inizio, e parlo a nome di numerosi colleghi dell'epoca che vedo qui presenti, non posso citarli tutti per brevità, potemmo disporre, fin dall'inizio appunto, di mezzi e strumenti adeguati a produrre risultati di livello internazionale, come documentato da numerose pubblicazioni, tra le quali mi piace particolarmente ricordare, ad esempio, questo lavoro del lontano 69 che potete vedere qui, in cui compare tra i coautori, insieme a Italo Barrai, che dovrebbe essere presente, se c'è, alzi la mano. Mandato il video. Mi spiace. Avremo un suo video. Pubblicato sul giornale Molecola Biologica, che allora era una rivista top, come si dice. Al suo rientro, e dico questo a nome appunto di molti colleghi che sono qui presenti, milanesi, Scaramella, non posso citarli tutti, ma ci sono tutti. Al suo rientro dagli Stati Uniti verso la metà degli anni 90, ero stato perciò molto lieto e onorato di accoglierlo nell'istituto CNR come consulente esperto, non so con quale qualifica ministeriale, ma insomma è importante, e membro del consiglio scientifico. E in questa sua duplice veste, nel corso del decennio successivo, il professor Cavalli Sforza ha ispirato e motivato il lavoro di numerosi colleghi con idee nuove e giovanile entusiasmo. A dire il vero, le idee e l'entusiasmo non sono mai venute meno fino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito. Al professor Cavalli Sforza mi legano anche molti ricordi personali. Sin da quando nel 1965, presentato da Luigi Silvestri e il suo amico Giovanni Magni, mi accolse all'Istituto di Genetica e mi avviò e mi guidò, insieme ad Arturo Falasca, Mario Porsinelli ed altri, agli inizi della mia lunga carriera pavese. Arrivato a Pavia come giovane fisico, in realtà non molto convinto del mio futuro come fisico, fui da lui indirizzato alla biofisica e infine alla biologia molecolare, ma a dire il vero non diventai mai un genetista, ma certamente non per colpa sua. Al professor Cavalli Sforza mi legano anche molti ricordi personali, sin da quando, in quei primi anni, mi ricordo che mi faceva molte domande che riguardavano la matematica e la fisica. Allora ero fresco di studi e generalmente sapevo rispondere alle sue domande. Me ne ricordo una in particolare, che mi chiese che gli illustrassi il principio di Fermat del minor tempo del percorso della luce nel passaggio da un mezzo all'altro. La domanda era solo apparentemente bizzarra, anzi non è come bizzarra, ma in realtà la sua mente stava sempre febbrilmente lavorando per acquisire, anche attraverso i collegamenti più insoliti, gli strumenti necessari per realizzare il monumentale lavoro che lo hanno poi reso famoso. Molti altri ricordi mi legano a Luca, ma la brevità di questo intervento non mi consente di andare oltre. Basterà dire che nutro e nutrirò sempre un'immensa gratitudine verso un amico che mi ha stimato e sostenuto, forse al di là dei miei effettivi meriti. Per esempio, quando nel 69 andai a Stanford a lavorare con Joshua Lederberg, questi mi confidò che in una lettera Luca mi aveva presentato addirittura in glowing terms. Ho nutrito anche una grande ammirazione per il suo coraggio dell'affrontare i numerosi problemi di salute
che lo hanno afflitto, e in questi frangenti ha rivelato di essere non solo un grande scienziato, ma un maestro di vita. E concludo preannunciando che di concerto con i familiari e gli amici la Fondazione Adriano Guzzati Traverso, che attualmente presiedo, intende promuovere a favore di giovani ricercatori iniziative culturali a lui intitolate, delle quali vi daremo conto a tempo debito. Grazie.